You can teach me your game without reason. Buongiorno, Mimmo, una partita che arriva proprio neanche il tempo di respirare, credo tu abbia fatto un allenamento e mezzo forse, vale anche per loro, due squadre che vengono da due vittorie. Bene, questo è un bel segnale per tutte e due, è una partita un po' particolare, tra virgolette, perché giocare fuori casa al Menti non era mai successo. Però sono contento per l'Arzignano, nel senso per la società, per Chiris e tutti i soci, vicepresidenti che conosco, e li faccio in bocca al lupo, ma dalla prossima partita chiaramente. Ecco che questo è il mio pensiero. Lo stesso vale per il mister Columbo, che è un ex, che chiaramente sarà una partita bella sentita, ok, da un po' tutti, però che vale tre punti, e quindi bisogna essere concentrati per ottenere tre punti. Senti, uno guarda la classifica, vede il Vicenza in alto, l'Arzignano in basso, sono quelle partite in gergo vengono definite abbordabili. Queste partite abbordabili io ancora devo vederne qualcuna io in questa categoria, però è chiaro che noi abbiamo tutte le carte in regola per cercare di provare a vincere contro l'Arzignano, perché comunque come obiettivi iniziali della stagione noi abbiamo l'obiettivo di stare in alto la classifica e provare a fare più punti possibili, e l'Arzignano, chiaramente con tutto il rispetto per tutte le squadre, secondo me è migliore di altre squadre che abbiamo incontrato per come l'ho studiata, quindi faccio complimenti al tecnico Volume in questo momento qui, perché è una squadra che prende pochi gol, che è molto compatta. Ne fa anche pochi. E, sì, è molto compatta e chiaramente dovrà trovare le giocate dei suoi giocatori singoli con intensità alta, perché ho visto che tante volte a Padova hanno fatto una gran partita a Padova sbagliando anche il rigore, quindi non è una squadra materasso, è una squadra che secondo me è migliore di molte altre che abbiamo incontrate. Quindi, di quelle che si devono sapere. La classifica non rispecchia il loro valore per te? Secondo me no, perché noi abbiamo incontrato altre squadre e il livello secondo me dell'Arzignano è un po' superiore, perché hanno organizzazione di gioco e una mentalità che chiaramente ben che si vede. Senti, veniamo al Vicenza, dovrei far rifiatare, quindi ci penserai stasera, le cuffiette, tutto d'accordo? No, però penso oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio facciamo un po' la. Però farai dei cambi, insomma. Oggi pomeriggio faremo l'allenamento, chiaramente certo. Bisogna capire un po' chi ha ancora recuperato, perché abbiamo speso molto contro la Reggiana a livello mentale, a livello fisico, perché è una partita di spessore alto. E sicuramente vedrò chi ha recuperato a livello sia fisico che mentale, e poi prendo le mie decisioni. Chiaramente qualche giocatore, qualche cambio lo farò sicuramente, in mezzo al campo lo farò, in attacco e in difesa farò qualche cambio sicuramente. In tutte e tre le parti farò dei cambi. Chiles le consiglia di lasciare a riposo Giacomelli, cosa rispondere? Che Giacomelli gioca. Senti, parli della difesa, è una difesa che insomma fa bella figura eccetera. Cambiare qualcosa ti preoccupa o i cambi sono? No, ma nelle tre partite abbiamo visto che quando siamo andati a giocare nella terza partita contro la Virtus Recom, che da quando apro e chiudo parentesi ha solo vinto, perché io adesso vorrei essere magari dopo di noi, siamo arrivati con una difesa un po' stanca, fra virgolette, quindi secondo me bisogna dei centrali, farli recuperare anche uno dei due centrali, secondo me. Ma per più far Bizzotto? Arrivare la terza partita tutta la cena. Più Bizzotto o Pasini? Questo lo vedremo oggi. Pasini è entrato bene, Bizzotto sì. Quando ha giocato ha fatto il suo, quindi lo vedrò, vedremo. Comunque o Bizzotto o Pasini. Beh certo, uno dei due per forza. Volevo capire se c'era già un'indicazione, l'altra volta ci avevi detto sì, Bizzotto sarà sì, il titolare. Probabilmente magari questa volta potrebbe ci essere Pasini. E a centrocampo prevedi qualche altro. Ma probabilmente Luca Rigoni, però voglio parlare con lui, come voglio parlare con Pontisso, che sono usciti stanchi dalla partita, parlerò con loro, chiaramente uno sicuramente lo cambierò, magari forse anche due, questo bisogna capire anche tra
Giacomelli, Vanteputte, in questo periodo ho detto che Giacomelli gioca, quindi Pressing, può darsi che ci sia anche un altro cambio, perché la partita dura 95 minuti e dal 70 al 90 c'è un'altra partita, come sapete bene. Quindi anche lì bisogna avere dei cambi, diciamo, di spessore che ti possono far cambiare ritmo alla partita, perché è una partita che bisogna giocare veloce, con pazienza, ma far girare la palla velocemente, perché questa è una partita che tecnicamente e tatticamente bisogna giocarla bene. Quindi a livello di possesso palla bisogna essere bravi a farla girare velocemente la palla e mantenere però anche la serenità di sapere che prima o poi troveremo il buco, perché di non forzare la giocata, troppo la giocata, perché questo è, lo dico a voi come lo dico a oggi sì, i miei ragazzi. Senti, non si può, e credo che non ci si possa pensare, siamo un punto dal Padova, se le cose dovessero incastrarsi, calma, ok. Bisogna pensare a vincere, okay. Giocare bene, fare la prestazione, mantenere la concentrazione alta contro una squadra che darà tutto per poterci battere, ok? Però noi dobbiamo guardare a casa nostra e le nostre qualità. Quindi fare la prestazione, essere consapevoli, avere la consapevolezza che la vittoria della Reggiana deve dare forza e consapevolezza e non abbassare, diciamo, l'attenzione. Ma questo è un gruppo maturo, ripeto, che sono convinto che domani faremo un'altra grande prestazione, perché a prescindere dal Padova, a prescindere dall'altra squadra, noi dobbiamo fare le nostre prestazioni e guardare a crescere noi, perché noi abbiamo ancora margini di miglioramento e di crescita. Abbiamo battuto una squadra forte come la Reggiana, cos'è che c'è ancora da registrare a questa squadra adesso? Bisogna vincere. Però per vincere, per migliorare, cosa c'è? Bisogna fare la prestazione, e tutti, quando dico prestazione, bisogna che tutti e uno si facciano prestazione, perché abbiamo visto che quando abbassiamo un po' la prestazione da parte di 3-4 giocatori, diventiamo normali e non belli. Poi magari qualche volta la portiamo a casa con la giocata dei singoli, in questo, perché comunque abbiamo nella nostra rosa abbiamo dei giocatori che ci possono risolvere la partita. Però a noi piace vedere il Vicenza che abbiamo visto per tante partite, intenso, determinato, gioco e anche che tira in porta molte volte. Domenica dicevi che quando giocavi l'Arzignano lo affrontavate in amichevole, adesso lo trovate in Serie C. Bravi loro ad essere arrivati fino al livello del Vicenza? Io l'ho affrontato sempre in amichevole ai miei tempi. Bravi tutti, sono quelle favole che fanno veramente piacere vederle, che diventano realtà. E quindi ho fatto i miei complimenti al presidente Chiles, ma soprattutto a tutta la proprietà che ho conosciuto e che ho avuto anche il piacere di stare con loro in questi anni alla presentazione loro. E sì, e questo significa che quando c'è un progetto, quando ci sono persone che comunque sanno che la continuità di un progetto può portare anche alla crescita di una città, di un paese, di un che sia, con le idee, con un progetto, poi alla lunga si arriva. Quella continuità lì che noi dobbiamo essere bravi a cercare da quest'anno che sono arrivato io, a provarla a fare per tanti anni. Ha visto che Renzo Rosso è nato tra i tifosi in Curva Sud, l'ha fatto un po' ritornare indietro negli anni, all'epoca appunto magari di Pierando del Carbonara? Sono un po' diversi, però sono persone che ci tengono a Vicenza. Pieraldo ci teneva a modo suo, ma anche il nostro patron ci tiene moltissimo, e a me ha fatto piacere, perché comunque lui è quello che comunque è, cioè, sopra. Io dico sempre che l'allenatore può essere bravo quando si vuole, ma se non si ha una proprietà di un certo spessore non si possono provare a iniziare progetti importanti, e qui c'è questo progetto qui, quindi che il patrono vada anche dai tifosi, che ci vada, spero che ci vada più spesso, nel senso che ci vada di più, significa che vinciamo qualche partita di più qua, in questo caso qua. Quello che conta però è l'unione, no? L'unione di intenti, che tutti diamo di più per la causa Vicenza, che è la cosa che è fondamentale per me, per la proprietà, per i tifosi e per voi giornalisti, perché quando c'è questa unità di intenti si è più forti sia dentro che fuori. Ok, grazie. Grazie.